Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video. Io sono sempre Federica e oggi con un ritardo scandaloso voglio parlarvi delle mie letture del mese di maggio, ovvero vi registrerò il wrap-up del mese di maggio e io lo trovo piuttosto ridicolo perché tra poco finisce giugno e dovrei parlarvi delle letture di giugno, non di quelle di maggio, ma ormai avete imparato a conoscermi e sapete che il ritardo in qualsiasi sua forma fa parte della mia personalità. E per questo non sarò mai attivissima su YouTube, non sarò mai costante su YouTube ed è per questo che non diventerò la reginetta dei vostri PC. Però prendetemi per come sono e accettatemi per come sono, soprattutto, e vogliatemi bene lo stesso. A maggio, per quanto riguarda le letture, sono andata abbastanza bene, perché per quanto riguarda altri aspetti della mia vita è andata malissimo, e ho letto due graphic novel, una mi è piaciuta, una no, e tre libri. Quindi io direi di cominciare perché anche se questo mese, cioè il mese di maggio, ho letto un po' meno, solo 5 titoli, sono stati dei titoli piuttosto impegnativi e quindi ve ne vorrei parlare bene. Quindi cominciamo subito. Secondo voi i miei wrap up con quale autore devono cominciare sempre? Ovviamente già so che conoscete la risposta, ma ve la do lo stesso. La risposta è con qualcosa di Philip Dick. In questo caso a maggio ho letto Tempo fuori di sesto. Sto leggendo un libro di Philip Dick al mese e per ben 42 mesi avrò qualcosa di suo da leggere. Sì, perché la bibliografia di Philip Dick è composta da ben 42 libri, cioè diciamo che il ragazzo ci ha dato dentro con lo scrivere. A maggio ho letto Tempo fuori di sesto, che mi è piaciuto tantissimo. Di solito all'inizio dei wrap-up, quando vi parlo di Philip Dick, mi parlo molto del libro che ho letto di quest'autore perché di solito non mi piacciono tanto. In questo caso però non vi dirò niente perché questo libro mi è piaciuto tantissimo. Sembrerà una cosa che non ha senso, però l'unica cosa che voglio dirvi di questo libro è, anzi, una domanda. Avete visto The Truman Show? Vi è piaciuto il film con Jim Carrey? Bene, se la risposta a queste due domande è sì, non potete far altro che leggere Tempo fuori di sesto, perché l'idea di fondo di The Truman Show viene presa proprio da questo libro di Philip Dick. Quindi io non vi voglio dire niente, non vi voglio dire la trama, non vi voglio dire di che parla, non vi voglio parlare dei personaggi, niente. Questa volta non vi dico niente, vi dico solamente che mi è piaciuto tantissimo e che se voi avete amato The Truman Show dovete leggerlo, ma per forza, cioè no, sì, magari lo leggo, non lo leggo, no, lo dovete leggere per forza se vi è piaciuto The Truman Show, perché The Truman Show viene da questo libro qua. Philip Dick, sempre il solito genio. Passiamo adesso alle graphic novel che ho letto nel mese di maggio e vi faccio vedere subito quella che mi è piaciuta, ovvero Silverwood Lake di Simona Binni, che ho acquistato al Comic Con quando c'è stato qui a Napoli allo stand della Tunui. E quando sono andata ad acquistare la graphic c'era anche l'autrice Simona Binni che mi ha fatto anche la dedicina e il disegnino. Io già ve l'ho fatto vedere in un book haul, ma giustamente me ne devo vantare, quindi ve lo faccio vedere un'altra volta. Il protagonista della graphic è Diego, che fa il giornalista, che dopo tanti anni riceve delle notizie da suo padre, che appunto non vedeva e non sentiva da parecchio tempo. Questo ritorno del padre suscita in lui dei sentimenti che non riesce ancora a comprendere fino in fondo. E per dare un senso a questi sentimenti contrastanti che prova verso la figura paterna, decide di prendersi un mese sabbatico e andare al Silverwood Lake, che è un lago. Sulle rive di questo lago c'è un campeggio piuttosto particolare. Il proprietario del campeggio fitta la piazzola di sosta per le roulotte, per le tende all'interno del suo campeggio, appunto, a persone che si trovano in questo momento in una situazione di svantaggio o a persone che si trovano ai margini della società, per esempio chi non ha un lavoro, chi è un vagabondo, chi ha problemi di alcol, chi ha problemi di droga, con l'unico scopo di risollevare un po' le sorti di questi personaggi. L'unico, diciamo, l'unica regola che questi personaggi devono seguire all'interno del campeggio e che non devono dare fastidio agli altri campeggiatori. Per il resto, il tutto è molto libero e autogestito. Quindi il proprietario fa anche una sorta di opera di
di reinserimento nella società di questi personaggi. Quindi Diego per un po' di tempo si troverà a contatto con delle persone del tutto estranee al suo mondo perché lui non vive queste situazioni di disagio e all'interno della narrazione verrà a contatto con queste persone e con le loro storie e cambierà completamente la visione del mondo e anche la sua visione della figura paterna. Ed è per questo che mi è piaciuta davvero tanto questa graphic, perché ecco, c'è un'evoluzione del personaggio grazie agli altri personaggi che va a conoscere e dei quali va a toccare le vite. Inoltre, i disegni sono davvero bellissimi, questi rosa rosino che vedete anche nella copertina. C'è anche all'interno dei disegni che si trovano dentro alla graphic e danno tutto un tocco un po' nostalgico, malinconico a tutta la narrazione. Io penso che sia stato questo il volere dell'autrice, proprio perché non è proprio una storia spensierata quello che Simona Bini va a narrare, ma proprio perché si vanno a toccare delle vite di personaggi in situazioni di svantaggio, penso proprio che abbia voluto dare un tocco malinconico un po' alla sua narrazione. Seconda graphic novel che ho letto a maggio, che è stata una grande, grande, grandissima delusione. Bao, mi hai deluso e non capisco perché. Si tratta di Ti prego, rispondimi, dei coniugi Immonen. Spero che si legga così. Allora, perché mi ha deluso? La prima parte della graphic novel è fantastica. I disegni forse sono i più belli che ho trovato fino adesso all'interno di una graphic novel e la storia era davvero molto potente. Parla di una coppia di fidanzati o di compagni che per un motivo, non vi svelo quale, devono separarsi. E la prima metà della graphic novel termina con noi che non sappiamo se lui e lei si rincontreranno. E quindi ci sta l'angoscia da parte di lui che non sa lei che fine ha fatto, idem per lei. Poi non vi voglio comunque dire la trama perché se poi lo volete leggere vi spoilerò un po' tutto. Dalla seconda parte della graphic novel parte un pippone immenso di non so chi. Praticamente c'è la storia di questo ragazzo, ma non è graficata, cioè è scritta. Adesso ecco qua. E queste sono tutta la seconda parte della graphic novel. C'è la storia qui che continua, ma non continua, o almeno, se ben ho capito, non continua la storia dei personaggi, è del tutto un'altra storia. Io non ne capisco il senso, perché se nella prima parte mi hai messo dei disegni meravigliosi, davvero ragazzi, mi sono piaciuti davvero tantissimo, forse i disegni che più belli che abbia trovato fino adesso, ma la storia non si conclude e se avessero voluto comunque lasciare un senso di incompiuto, comunque non ci sono riusciti, perché poi parte questa seconda parte di un altro personaggio, lo stesso personaggio, è lui che parla di quando era ragazzo, non si capisce chi l'ha scritta, è tutto confusionario e che mi ha lasciato veramente senza parole. Mi aspettavo davvero tanto di questa graphic perché quando lo andavo a sfogliare, poi io stupidamente pensavo che le due parti fossero collegate fra di loro, oppure sono io che non ci arrivo e non ci ho capito un bel niente. Ma ci sono rimasta molto male perché era partita davvero molto bene. Mi piace questa sorta di perdersi per poi ritrovarsi, della coppia, ma no, no, non finisce. Cioè, inizia e dopo poco non termina questa grafica e poi continua con questo sproloquio di questo personaggio che io non sono riuscita a capire se è lui o è un'altra persona. Anche un po' insensato, non lo so, mi dispiace, io non mi è piaciuta, delusissima veramente, non me lo aspettavo che non mi piacesse. Se ovviamente, se voi l'avete letta e vi è piaciuto e avete capito soprattutto nella seconda parte gli autori cosa volevano dire e chi è il personaggio che narra tutta la seconda parte, fatemelo sapere perché io veramente non ci ho capito niente.
Passiamo adesso al libro più impegnativo che ho letto nel mese di maggio. Non è un libro di narrativa, ma è un saggio che molti di voi mi hanno chiesto di commentare quando lo vedevano su Instagram. Mi raccomando, seguitemi sempre su Instagram che io sono molto molto più attiva lì. Vabbè, comunque vi sto parlando di Il burattinaio dell'ultimo zar di Marco Natalizzi, ovvero questo parla della storia, della biografia di Rasputin. Il libro è stato piuttosto impegnativo, quasi come tutti i saggi, però, proprio perché non è una storia di narrazione, ma si tratta proprio della biografia di Rasputin. Rasputin, che ha sempre avuto un qualcosa di magico, un qualcosa di mistico nell'immaginario comune, e in questo saggio proprio si vanno a ricercare le origini di questo mito di Rasputin, dalla sua infanzia in questo paesino sperduto della Siberia fino al palazzo degli zar. E ovviamente, essendo un saggio, si vanno a ripercorrere anche quelli che sono i cambiamenti sia religiosi che politici nella Russia dei primi del Novecento. E essendo appunto un discorso molto ampio, spesso risulta un po' impegnativo, però per me che amo queste tematiche, sia per quanto riguarda la storia della Russia, sia per quanto riguarda i saggi, le narrazioni su questi personaggi dalle mille sfaccettature, l'ho trovato davvero molto interessante, anche se ecco, piuttosto impegnativo. Ci ho messo davvero parecchio a leggerlo, però comunque è stato davvero bello perché al di là di tutte le congetture che si fanno su Rasputin, su questo mito di questo Starek, di questo monaco che parrebbe essere stato il burattinaio dello zar Nicola, sono riuscita a capire davvero cosa è stato Rasputin e cosa è stato il mito Rasputin, soprattutto per gli avversari politici dello zar. A me è piaciuto davvero tanto, proprio perché io amo queste tematiche, mi piace la storia della Russia, mi piace leggere le biografie e i saggi di questi personaggi particolari, e quindi ve lo consiglio nel caso abbiate gli stessi miei interessi, però nel caso già sapete che i saggi non vi piacciono, oppure i saggi vi possono annoiare, tutte le date, tutti i nomi, vi potrebbero creare confusione, magari è inutile leggerlo perché vi annoiereste. Francamente, se vi piacciono i saggi, leggetelo, se vi piace la tematica, però se già sapete che magari potrebbe darvi noia, non vi avvicinate perché è davvero molto impegnativo per me che sono appassionatissima di queste tematiche. Figuratevi per chi magari non è che è tanto appassionato. Ultimo libro che ho letto nel mese di maggio di un autore che mi sta appassionando tantissimo e del quale vorrei leggere altro, è un distopico che mi è piaciuto tantissimo. Si tratta di Complotto contro l'America di Philip Roth, che io ho letto in ebook, e di Philip Roth io ho anche letto Pastorale americana, e proprio dopo Pastorale americana mi sono innamorata del modo di scrivere di Roth e io sono sicura che mi piacerebbe anche la lista della spesa scritta da Philip Roth. Più che distopia, potremmo definire il complotto contro l'America come un'ucronia, che poi sarebbe una sottocategoria della distopia, però io sono pignona su queste cose e quindi ve lo devo dire per forza. Che cos'è l'ucronia? L'ucronia è il narrare una storia. Narrare la storia, anzi con la S maiuscola, se la nostra storia con la S maiuscola avesse preso una piega diversa. Per esempio, torniamo sempre a parlare di Philip Dick, ma nella Svastica sul Sole, Philip Dick narra di un'ucronia nella quale la Seconda Guerra Mondiale viene vinta da Germania e Giappone. Questa è un'ucronia. Il complotto contro l'America è un'ucronia perché Philip Roth narra di un'elezione che non viene vinta in America prima della Seconda Guerra Mondiale da Roosevelt, ma da Charles Lindbergh, che è un uomo veramente vissuto, che è stato un grande eroe americano perché è stato il primo aviatore a compiere la traversata dell'Atlantico in solitaria, quindi un uomo molto famoso e molte famose erano anche le sue idee antisemite. Quindi Philip Roth, attraverso gli occhi di una famiglia ebrea, appunto
Hirot, ci descrive un'America che viene guidata da un antisemita un po' prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi all'interno del complotto contro l'America, gli ebrei si sentono sempre meno protetti in questo paese che ormai è loro, perché viene descritta appunto la famiglia Roth che è ebrea americana, ma già da diverse generazioni, che non si sentono più legate a quelle che erano le loro famiglie di origine, che appunto si trovano in Germania o in Polonia, ma si sentono legate e inserite alla perfezione nel tessuto sociale americano, che in questo caso li sta in un certo senso rigettando. Quindi vediamo il trascorrere del tempo e l'entrata in guerra dei paesi europei attraverso gli occhi di queste famiglie americane ebree, che da un lato non vogliono lasciare quelli che sono gli ideali per i quali i loro genitori hanno attraversato l'oceano, quindi dall'Europa sono arrivati in America, ma da un lato si sentono messi da parte da quello che sono gli americani cristiani, dall'altro lato poi vedono anche ciò che resta delle loro radici completamente spazzate via dai nazisti di Hitler in Europa. E quindi c'è anche un crescendo di paura nella comunità ebrea, proprio perché Lindenberg comincia a sottoscrivere dei patti di non belligeranza proprio con la Germania. L'America non entra in guerra per aiutare Francia e Inghilterra, ma se ne resta in disparte, e soltanto il Canada partecipa mandando uomini e mandando armi. Philip Roth è fantastico perché riesce a descrivere così bene lo stato d'animo di tutti gli ebrei americani, che hanno paura, che hanno terrore, che non si sentono più rappresentati, anche perché tutti quelli che poi vanno a rappresentare in Parlamento la minoranza ebraica vengono mano a mano sostituiti o destituiti. Quindi è davvero bello vedere tramite gli occhi e le emozioni di queste famiglie, soprattutto della famiglia Roth e soprattutto del figlio piccolo, proprio Philip, quello che succede in questa America. A me Roth è piaciuto tantissimo, poi al di là che lui scrive benissimo dei proprio come riesce a costruire la frase, proprio grammaticalmente mi piace, e mi piace pure il modo in cui i suoi periodi vengono organizzati. Quindi, per concludere il discorso che sta andando avanti sempre molto più lentamente, mi piace Philip Roth, mi è piaciuto Il complotto contro l'America, per me lo dovreste leggere. Bene ragazzi, io vi ho parlato dei libri che ho letto a maggio con questo ritardo sconvolgente e spero di avervi aiutato magari nelle vostre prossime scelte di lettura. Io vi lascio come sempre giù nell'info box il link al mio canale Instagram, seguitemi soprattutto su Instagram, che io sono molto 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 più attiva e soprattutto più reattiva. E niente, scrivetemi nei commenti se avete già letto qualche libro che vi ho mostrato e se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, o se avete intenzione di leggere i libri che vi ho appunto mostrato. E niente, abbiamo finito, un bacio, al prossimo video, ciao ciao!